Abbiamo al telefono un ospite, una sorpresa, Franco Battiato. Non ci credo. E invece sì. Come state? Tributo qui nella sala C, la radio di questo Social Club. Ciao Franco. Come andiamo? Molto bene, molto bene. Adesso che ci sei tu al telefono ancora meglio, perché insomma tu hai dei trascorsi notevoli con Giorgio Gaber. Sì, la storia è iniziata credo nel 1964, se non ricordo male, 65, insomma posso sbagliarmi di qualche mese, perché io cantavo in un cabaret milanese che si chiamava Cabaret 64, da dove sono passati tutti, che poi sono diventati tutti famosi, devo dire, da Cocchi Renato a Lino Toffolo, da Herbert Pagani ai Gufi, e Gaber un giorno è venuto, era un cliente, diciamo, no? Come cliente, io cantavo due sciocchezze in siciliano facendo finta che fossero canzoni barocche. Facendo finta? Eh sì, perché erano prodotti che mi aveva insegnato mio nonno e mia nonna, io ho fatto finta di... Comunque, e allora mi contattò, dice vieni a trovare, mi vede l'indirizzo, naturalmente l'indomani andai a casa sua, no? Finito lo spettacolo. E da lì iniziò una lunga collaborazione, insomma. L'amicizia è stata lunga, non la collaborazione musicale. Diciamo che per i primi anni lui ogni tanto mi diceva, per esempio come successe per Allora Dai, tipo non gli veniva la strofa e quella poi la musica io, oppure la sigla di Diamoci del Tu, perché la conducevano sia Caterina Caselli che Gaber, e Gaber mi convinse a cambiare, il mio nome all'anagrafe era Francesco, no? Mm-hmm. Allora lui mi disse, guarda, ognuno di noi presenta un nuovo cantautore, no? La Caselli presenta Francesco Guccini e io presento te, dal momento che c'è già un Francesco, fa perché non ti chiami Franco? Dico, vabbè, mi chiamerò Franco, e mi è rimasto. E ti è rimasto come nome d'arte? Sì. Senti, nel disco Io ci sono, questo tributo a Gaber fatto da 50 artisti, hai scelto questa canzone, La parola io. Come mai questa scelta tra tante di Gaber? Beh, l'ho trovata sorprendente, visto che il problema dell'io è il problema dell'uomo, allora ho cercato di cantarlo per ricordarmelo. E la canzone... Sai che l'ego è terribile, no? Di come sapete voi, amici, no? Beh, lo sa bene Marco Re, che c'ha un ego ipertrofico. Ah, certo, credo che Gaber l'avesse scritta pensando a me, che beh, guarda, credo, no, guarda che Marco Re sta facendo quella lì del cornuto, la trovo fantastica. È un riferimento, cari amici ascoltatori, a uno spot pubblicitario che va in onda in questi tempi, insomma, così. Franco, ma ti posso fare una domanda adesso, prima e poi torniamo alla parola io. Ti volevo chiedere, a parte che sono sorpreso di trovarti così raggiungibile telefonicamente a dicembre, io pensavo in questo periodo tu te ne andassi, non so, sugli altipiani del Tibet. Su Marte anche, oppure, Battiato, io mi immagino. Da qualche parte. Purtroppo in Tibet non mi hanno fatto entrare i cinesi, quindi non è facile. È vero questo, può darsi che... No, ti chiedevo invece, a parte artisticamente che ci sono sicuramente assonanze e invece diversità tra te e Gaber, come carattere, così umanamente, quali erano le cose che vi legavano, nelle quali vi trovavate bene, insomma, che passava. Parlerei di lui, qui io non c'entro, cioè diciamo che rare volte nella mia vita ho visto un uomo capace di ascoltare con una attenzione sbalorditiva, perché normalmente l'attenzione della gente sul fatto che uno stia raccontando qualcosa è del 20%, volendo esagerare, no? Mm-hmm. Giorgio era un ascoltatore incredibile, e poi diceva la sua e poi riascoltava, ci siamo divertiti molto anche perché per un periodo di tempo giocavamo a carte e poker, no? Ah. E vi giocavate dei libri, mi raccontava Gaber. Tanti anni, giocavamo i libri della Dolce, perché Calas era anche uno dei giocatori insieme a Florieghi. Vabbè, insomma, per farla breve, però dico, lui quando andavo a vedere i suoi spettacoli, il pubblico andava in delirio letteralmente, pur offendendo tutti, anche quelli che erano in sala, no? Perché non capivano. Delle portate terribili, no? Mi ricordo quella volta quando nacque quella famosa legge elettorale, lui disse, bella questa invenzione dei politici, no? Che chiamano qualcuno che noi non conosciamo, non l'abbiamo mai sentito nominare, e per 5 anni ce l'abbiamo, sai, il seguito, no?
E poi lui dice, poi questo politico magari va a dire in giro, lei non sa chi sono io? Certo, ma non lo sappiamo, non l'abbiamo mai visto. Senti, Franco, noi innanzitutto ti ringraziamo tantissimo della tua testimonianza e ovviamente adesso mandiamo la canzone che hai inciso per Io ci sono, che è la parola io. Grazie Franco. Io ti ringrazio, grazie. Ti auguro buon anno. Grazie Franco, grazie. Noi speriamo che tu verrai anche a trovarci una volta in studio qui a Radio 2.